Signore e signore, mi sente? Se mi sente mi stringa la mano. Milena, il signore incosciente, allerta il 118. 354.417 accessi nei 10 pronto soccorso calabresi, tanti se ne sono registrati nel 2016, ma ci sono state giornate caotiche come quando al pronto soccorso sono arrivati 939 pazienti, numeri impressionanti quelli riportati dalla SIMEU, la società della medicina d'emergenza urgenza, che in occasione della settimana nazionale del pronto soccorso torna a lanciare l'allarme su quella che è la bestia nera di pazienti, personale e manager sanitari, il collo di bottiglia tra pronto soccorso e reparti. Noi vogliamo come SIMEU dimostrare al cittadino italiano, vibonese in questo caso calabrese, che l'attesa in pronto soccorso non vuol dire una non presa in carico, ma vuol dire una presa in carico del malato sia in senso di organizzazione sanitaria che in senso di organizzazione logistica, e che quindi dal punto di vista operativo segue dei protocolli nazionali. Ma sono tutti casi urgenti quelli che arrivano in pronto soccorso? La risposta è no. I pazienti classificati come codici bianchi, cioè che non avrebbero motivo di rivolgersi al pronto soccorso, sono la stragrande maggioranza, come ci conferma il dottor Enzo Natale, presidente della SIMEU. Sia il codice verde che il codice bianco stanno aumentando in maniera estrema nei pronto soccorso, tanto da ridurre solamente al 22% i gialli e al 3% i rossi. Quindi teoricamente, se noi facessimo soltanto il nostro dovere, la nostra mission, visiteremmo il 70% dei malati di meno rispetto a quanto ne visitiamo. Cristina Iannuzzi per la CNews 24.